Buongiorno, buongiorno, ringrazio tutti per la vostra presenza. Volevo annunciarvi la riuscita dell'organizzazione di questo memorial a cui tenevamo tanto per Stefano Borgonovo. Adesso passo subito la parola a Maurizio Spazzabumo che all'interno dell'associazione ha fatto un lavoro enorme perché è riuscito in brevissimo tempo a organizzare questo memorial. Poi con la grande forza di non far gravare sull'associazione il costo organizzativo di questa manifestazione. È riuscito a coinvolgere alcuni sponsor, adesso poi vi dirà bene Maurizio. Questo ha fatto sì che questo memorial non graverà sugli incassi che ha avuto l'associazione. Contemporaneamente siamo riusciti a fare qualcosa che vogliamo poi riproporre negli anni, perché secondo noi la memoria storica, il senso di appartenenza dei calciatori e quello che hanno lasciato la San Maestese non deve essere dimenticato, come non devono essere dimenticate tante altre cose che nel tempo purtroppo le varie società hanno dimenticato, tipo il compleanno della San Maestese o altre cose, non è mai stato fatto niente. Noi cercheremo di tenere in vita, finché ci sarà possibile, tutto quello che riguarda la storia della San Maestese. Volevo ringraziarvi di nuovo e do la parola a Maurizio Spazzabumo. Grazie Guido, buongiorno a tutti, anche io vi ringrazio per essere presente. Ovviamente porto anche il saluto della signora Chantal Borgonovo con la quale mi sono sentito ieri sera in sera e diciamo è rimasta favorevolmente colpita dal nostro modo di operare qui in città. Ricordare Stefano Borgonovo penso che sia per tutti quanti noi una cosa fondamentale, perché ha rappresentato gli anni più belli, quelli degli anni 80 del nostro calcio sanbenedettese. Lui ne è stato parte integrante e fondamentale per vedere lo spettacolo, gli ultimi spettacoli visti al Ballarin. L'organizzazione del torneo, effettivamente come dice Guido, non è stata semplice, è abbastanza complicata perché il tempo è stato poco, soprattutto ci sono dei costi da sostenere e contestualmente da abbattere. Il caso ha voluto insomma che un po' tutta quanta l'associazione si sia mossa, tutti quanti insieme. Cerchiamo e cercheremo di raggiungere un obiettivo importante che è quello di far sì che il 1° maggio, quando saluteremo i ragazzi che saranno intervenuti della Fiorentina, del Como, del Pescara e i nostri ragazzi, ci diremo un arrivederci al prossimo anno. Questo per noi è la tappa zero, il numero zero di partenza di questo memorial e deve diventare per l'associazione Noi Samba un punto fermo. Il torneo, come sapete, si svolgerà il 30 aprile e il 1° maggio, le squadre arriveranno in città il 30 aprile, nella mattina del 30 aprile, e verranno ospitate presso l'Hotel Bernard. L'Hotel Bernard, la famiglia che gestisce l'Hotel Bernard è la prima famiglia che intendo ringraziare perché hanno dato subito il loro assenso a partecipare a questa cosa, tenendo conto che il fine è un fine nobile, che è quello di donare qualcosa alla fondazione e soprattutto non gravare sulle spalle dell'associazione i costi. Contestualmente abbiamo chiesto alla direzione dell'hotel di girare un'offerta promozionale agli eventuali genitori che volessero essere presenti durante quelle due giornate del memorial e magari prolungare il loro soggiorno qui in città. Questo perché? Perché l'associazione Noi Samba si pone anche come obiettivo quello di rilanciare l'idea che era di tanti anni fa, quella di cercare di inserire insieme lo sport e il turismo. È chiaro che non si ottiene tutto quanto in pochissimo tempo, bisogna lavorarci. Il nostro obiettivo è quello di continuare a stuzzicare, tra virgolette, gli albergatori, fin quanto poi sono convinto che torneranno a stare dalla nostra parte. Io cercherò durante il periodo estivo, mi prendo l'impegno ora per domani, di far sì che dal prossimo
campionato il nostro settore giovanile possa avere come sponsor principale magari quello dell'associazione albergatore. Il 30 aprile le partite ci saranno su due campi. Il pomeriggio alle 4 la Salmettese incontrerà la Fiorentina qui allo stadio Riviera delle Palme, mentre alle 18 il Como incontrerà il Pescara al campo Ciarrocchi di Porto d'Ascoli. Il giorno successivo le vincenti ovviamente si scontreranno per il primo e secondo posto e viceversa le perdenti per il terzo e quarto. Si giocherà allo stadio Riviera delle Palme il giorno 1 maggio. Il 30 aprile, ovviamente per il primo e secondo posto, il 30 aprile invece noi avevamo previsto di fare l'inaugurazione alla Palazzina Azzurra di quella che è, diciamo, una mostra fotografica e multimediale relativa a Stefano Borgonovo, a quella che è stata la presenza di Stefano Borgonovo nelle file della Salmettese e non solo. Anche qui è stato fatto un lavoro enorme, importante. Penso che se gireremo tutte quante le informazioni, i dati che siamo riusciti ad ottenere, anche la fondazione, dove non c'è traccia al momento della permanenza di Borgonovo con la maglia rosso-blu, e questo saremo noi a girargli tutti quanti i dati di quell'anno, loro ne saranno sicuramente grati e ci hanno già anticipato che aspetteranno a mani aperte il nostro materiale. L'idea era quella di far sì che anche la Salmettese Calcio in quella giornata lì, a mezzogiorno del 30, alla Palazzina Azzurra, fosse presente. Poi io ho saputo solamente ieri che la società non ci sarà perché è impegnata a Modena per un incontro amichevole con il Modena. Cercheremo di contattare il presidente, magari di far sì che almeno lui sia con noi in quella mattina, e poi magari la squadra il giorno successivo, già che le premiazioni del torneo verranno fatte alla Palazzina Azzurra, magari fa stare anche tutta quanta la squadra presente in quell'occasione. Le premiazioni sono state volute alla Palazzina Azzurra per il semplice motivo che il nostro compito è anche quello di informare i ragazzini, non solo i nostri, anche quelli delle altre società, di chi è stato il Borgonovo, no? Che ha giocato con la Samb, ma che ha giocato con il Pescara, la Fiorentina, la Nazionale. Quindi è anche giusto che i ragazzi condividano con noi e con i nostri ragazzi la figura di Stefano Borgonovo come uomo e come calciatore. Quindi ci ritroveremo il pomeriggio del 1 maggio, a termine delle attività sportive, direttamente in Palazzina per fare la premiazione. Per quanto attiene, diciamo, essendo questo l'anno zero, si è deciso di non premiare, diciamo, le squadre con dei trofei, perché abbiamo pensato opportuno di far sì che invece le società che partecipano a questo torneo potessero tornare nelle loro sedi sociali con qualcosa che ricordasse San Benedetto, e di conseguenza abbiamo chiesto alla proprietà di terzo Tempo Sport, a Danilo, scusami Danilo, di donarci, diciamo, delle immagini che sono state prodotte da Luca Dari, se non vado errato. Queste immagini nel formato un po' più grande rappresentano un po' i luoghi che riguardano la nostra città. In mezzo ovviamente c'è il nostro stadio, e quindi per noi sono immagini importanti, il paese alto, riguardano un po' la nostra vita quotidiana, e anziché rilasciare i classici trofei che rimanderemo al prossimo anno, quest'anno abbiamo deciso di donare diciamo queste stampe in formato anche più grande rispetto a quello che vediamo oggi. In tre colorazioni diverse, saranno tre sfumature diverse. Ovviamente per l'ottenimento del risultato finale, che è quello della donazione, abbiamo cercato un po' di rivolgerci alle persone, a commercianti, a imprenditori. Uno tra l'altro ci ha anche chiamato, ci ha contattato lui quando ha saputo che c'era questo memorial per poter donare qualcosa. È opportuno in queste circostanze, come sempre accade, fare i dovuti ringraziamenti ai partner, quindi l'Hotel Bernard,
che nella persona e nella famiglia Trevisani, che ci è stata veramente vicina da subito. Dave Pro, terzo tempo sport, che dona appunto i premi alle società, al Caffè Soriano, Riviera Oggi, Osservatore Quotidiano e la Nuova Riviera, che hanno messo online già da stamattina e resterà online in home page diciamo la locandina del Memorial Borgonovo. Poi ovviamente abbiamo gli sponsor: Banca del Fucino, Conad San Benedetto, Dolce Forno, Drive-In, Last Mobili per ufficio, Linea Ufficio, Reale Mutuo Assicurazioni e Sorgenia Menovat GE. Queste società sono state contattate dai responsabili dell'associazione. Non è un lavoro fatto esclusivamente da me, è stato fatto insieme alle persone che vedete a fianco a me. Queste imprese sono state contattate da loro, poi insieme siamo andati a definire quello che era l'attività che c'era da fare e qual era il fine, perché l'andare a chiedere è sempre difficile. Spiegare il fine per cui si chiede rende più facile poi l'ottenimento del contributo. Quindi abbiamo deciso di mettere sulla maglia, di sponsorizzare la maglia con Reale Mutuo Assicurazioni. Il contributo viene dato esclusivamente per questo tipo di torneo, di iniziativa. Questa maglia che vedete esposta qui è la maglia che la San Benedettese, cioè che noi Samb donerà alla Fondazione Borgonovo, quindi verrà rilasciata alla famiglia Borgonovo. La presenza della famiglia Borgonovo molto probabilmente sarà nella persona della figlia Alessandra, se non vado errato, mi sembra che si chiami, la figlia che gestisce praticamente tutte le attività della Fondazione Borgonovo. Correggimi, no. Alessandra, giusto? Tra le altre persone da ringraziare, così chiuso la parte dei ringraziamenti, un po' tutte quante quelle persone che sono state vicine a questa iniziativa, e parlo di Alessandro Fratini, che è il primo che ho contattato e che ha fatto un po' da hub, se vogliamo, con tutta quanta la stampa, chiedendo un po' in giro ai giornalisti dell'epoca, c'è anche Carlo qui presente, quello che poteva essere un articolo che ricordasse un po' Stefano Borgonovo. Tutte queste cose sono state raggruppate, le ritroverete poi in Palazzina Azzurra. Il fotostudio Sgattoni ha concesso delle immagini gratuitamente, queste immagini verranno poi girate anche alla Fondazione Borgonovo come d'accordi presi con Sgattoni. Luigi Tommolini, che anche lui insomma ha scritto delle righe, ha scritto poi un po' tutta quella che è stata tutta la statistica, no? Lui è un asso di coppe, no? In queste cose, è molto bravo. Tutto quello che riguarda la statistica di Borgonovo, sia con la San Benedettese Calcio che con le altre maglie, quindi lì troveremo effettivamente tutte le notizie di questo calciatore. Pino Perotti, anche lui ha offerto spunti, dati, immagini fotografiche da poter divulgare. Buon ultimo Luigi Pignati, copyright, insomma anche lui è storico sostenitore della San Benedettese Calcio e come sempre presente anche con l'associazione Noi Samb. Giustamente dimenticavo una considerazione fondamentale, perché l'attività che faremo in Palazzina non è un'attività solo di esposizione fotografica, ma ci sono anche delle cose multimediali, ci sono dei video che sono stati recuperati e per questa cosa c'è da ringraziare Stefano Steneali, che insomma con noi ha collaborato nella ricerca di tutto il materiale video insomma dedicato a Stefano Borgonovo. Lì troverete delle cose che forse in giro non ci sono, quindi insomma vi invito a venire il giorno 30 all'inaugurazione e a venire il giorno 1 per i saluti che poi faremo ai ragazzi che sono intervenuti. Credo che sia importante, insomma, è dovuto a tutti quanti questi ragazzini che si sobbarcano chilometri e chilometri per venire a giocare a San Benedetto. Ovviamente tutto quanto il ricavato verrà devoluto alla Fondazione Borgonovo, c'è un ticket d'ingresso da pagare allo stadio pari a 5 euro e tutto quello che si riesce a ricavare ovviamente verrà devoluto in toto alla Fondazione Borgonovo. Sarà nostro compito poi
alla chiusura del torneo comunicare attraverso un comunicato stampa quello che è stato il risultato finale tra i costi da sostenere e quello che verrà poi devoluto alla fondazione. Un'altra cosa non volevo dimenticare, la trasferta, noi dobbiamo pagare tutto, vitto, alloggio, trasferte, tutto quanto è il nostro carico. La trasferta, quindi il viaggio che dovrà sostenere la Fiorentina, è stato pagato direttamente da Andrea Della Valle. Quindi Andrea Della Valle, contattato da una persona vicina all'associazione, Filippo Melloni, sì, vicino all'associazione, Filippo, insomma, tramite lui siamo riusciti ad ottenere almeno il fatto di non dover pagare la trasferta della Fiorentina. Questo è quanto. Vorrei ringraziare per ultimo, proprio ma non perché è meno importante, il Comune di San Benedetto del Tronto. Noi abbiamo chiesto la Palazzina Azzurra, l'ottenimento della Palazzina Azzurra non è semplice, perché lì vige un regolamento importante che è legato a attività culturali e di altro genere, per cui il fatto di star lì come associazione, questo per rimarcare anche l'importanza sociale dell'associazione, che l'associazione viene vista spesso in modo errato. L'associazione ha fatto già un'attività sociale durante questo anno e si è impegnata a farne un'altra. Non è solamente il fatto di guardare l'attività della società San Benedettese Calcio, è anche e soprattutto la volontà di stare nel sociale. Quindi questo, è una cosa, questa è stata una cosa importante. L'ottenimento della Palazzina Azzurra non si riesce ad averlo semplicemente perché sei noi Samb o perché sei la San Benedettese Calcio. Il fatto di aver proposto un'attività con un'esposizione fotografica di un ex calciatore della San Benedettese impegnato da sempre, è stato impegnato oggi ancora di più con la sua famiglia per la ricerca della SLA, ha posto in essere le condizioni per far sì, insomma, che il Comune di San Benedetto concedesse all'associazione Samb la palazzina per una settimana. Quindi ringraziamento va anche all'assessorato alla cultura del Comune di San Benedetto del Tronto. Con la signora Chantal abbiamo detto che questa attività è l'attività che serve da oggi agli anni a venire, fin quando l'associazione Noi Samb ci sarà. E siccome ci sarà anche negli anni a venire, va da sé che per noi questo è l'anno zero. Ho chiesto scusa se avremo problemi di organizzazione, perché poi magari, sai, può sempre succedere qualcosa, no? Nella fase iniziale. E la signora Chantal mi ha detto: non vi dovete preoccupare, l'importante è che fate. E noi stiamo qui per fare, in un modo o nell'altro. Quindi cioè il fare, quando uno fa, è una cosa positiva, quando uno non fa, insomma, è chiaro che se non fai non puoi essere giudicato, non fai, non fai. Siccome noi facciamo, sia per un verso che per l'altro, qualcosa di positivo per la città, soprattutto per la città e per la nostra società San Benedettese Calcio e per noi associazione, perché il nostro obiettivo è quello della partecipazione. Cioè la gente deve partecipare e noi siamo convinti e certi che strada facendo le persone ci seguiranno. Questo siamo convinti perché la risposta è qua. La risposta sta nelle persone, nelle aziende che ci hanno dato una mano e ci hanno sostenuto ed è un motivo in più per essere sempre presenti. Ricordiamoci che dal prossimo anno cercheremo, se ne avremo la possibilità, di abbinare effettivamente, di iniziare a ragionare su un principio che portino le società di calcio giovanili a venire a San Benedetto a fare delle attività sportive. Questo è un principio che questa associazione si è posta e quindi cercheremo insieme, tutti insieme, chiedo l'aiuto anche della stampa, a far sì che dal prossimo anno quello che vorremmo, se ne avremo la possibilità e avremo gli spazi e i campi per fare le nostre attività, si possa riuscire a fare, si possa riuscire ad ottenere.